Gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6. Buongiorno a tutti, oggi è giovedì. Dovrei iniziare a fare il pane, intanto vi mostro i panini all'olio. Perché oggi il mio menù a mezzogiorno prevede comunque qualcosa a base di carne e verdura e pane. Quindi oggi c'è anche il pane. Quindi ora faccio i panini all'olio, poi dopo vi farò vedere a questo punto carne e verdura. Stamattina invece io prevedevo un caffè latte, o per stare un po' più nelle cose che vanno meglio, diciamo la frutta frullata col latte. Ok, procediamo. Panini all'olio. Allora, acqua tiepida. Ah, farla scorrere quando diventa tiepida, grazie. Così non diventerà mai tiepida. Aspetta, falla diventare tiepida. Così va bene? Sì. Ne pesiamo 250 grammi. Dai, dai. Grazie. Ok, questo qua lo rimetto via. Silenzio di là, ragazzi. Intanto io sto cercando di fumare anche una sigaretta. 75 grammi di olio. Quello lì è aceto, vuoi intossicare tutti? Dunque, se si apre. Olè. 250 di olio extravergine di oliva. Io al momento l'ho finito, devo andarlo a prendere perché io prendo quello fresco fatto proprio dall'olivo e quindi mi tocca usare quest'ora. Quindi 75 grammi di olio. Opa. Poi 40 di zucchero. Sono circa 2 cucchiaie. Poi lievito, un cubetto, o in alternativa come lo uso io in polvere, ne metto sempre un paio di cucchiaie di questo, molto rasi. Ok, poi mettiamo la farina. Perché è impossibile stare in cucina con la sigaretta. Allora, mettiamo 500 g di farina. Questa mi sa che ci viene di tutto. Cartone. Un cucchiaino di sale. Mai mettere il sale prima vicino al lievito, perché sennò non lieviterà mai l'impasto. Poi basta. Grazie. 3 minuti. Facciamo andare 3 minuti in velocità spiga o impastiamo a mano. Spiga, ogni volta che io devo mettere la spiga faccio un po' fatica, ma ce la faccio. Ok, facciamo andare e dopo lo mettiamo a lievitare. Quindi per la lievitazione, fa caldo adesso, non c'è necessità. Nei periodi freddi volevo consigliarvi di prendere il vostro impasto, metterlo nel forno con la spia della cucina accesa e un pentolino di acqua calda sotto, vedrete che lievita veramente meravigliosamente.
Da qui dovremmo ricavare una ventina di panini, 15-20 panini circa. Sembra già pronto. Non occorre fare tutti i 3 minuti, quanto pare. Quindi procediamo adesso a metterlo. Qui spegniamo che non ci serve più. Telefono, no, Giosuè, chi lo deve tenere? Vorrei capire chi comanda, se io o il bimbi, ok? Prendiamo la ciotolina, pungiamola leggermente sul fondo. Per menù oggi ho deciso di fare le polpette in brodo. Sono buonissime e poi verdura, nel senso quella poi penso magari mi resto un po' di carote e le faccio dadini. È morbidissimo, vedete? Mi fanno paura. Ok, il nostro impasto dei panini è pronto. Lo lasciamo lievitare un'oretta, ma adesso che fa caldo probabilmente anche molto meno. Lo andiamo poi a suddividere in panini e andiamo a farlo rilievitare. Quindi lievitazione e ci vediamo dopo. Eccomi qua. Allora, adesso dobbiamo formare i nostri panini. Considerando che fa caldo, la lievitazione che devo fare dopo sicuramente sarà meno prolungata rispetto alla normale lievitazione di un'ora, anche perché questo impasto mi è veramente lievitato tipo in mezz'ora, ma neanche. Quindi accendiamoci già il forno per farlo arrivare alla temperatura intanto, in modo che abbiamo già il forno preriscaldato. Quindi lo portiamo a 200 gradi. Allora ci andiamo a formare i nostri panini adesso, io ho detto che più o meno qua un 15 comunque ne vengono sicuramente. Andiamo a fare la pallina e le adagiamo sulla nostra teglia. Lievitazione sempre in forno, lucina accesa quando fa freddo. Manteniamo un po' di distanza tra un panino e l'altro perché adesso dovrà lievitare. Coltello in mezzo. Il mio lavoro di fare il panino è questo, quindi lavoro di palmo. In sottofondo sono i miei figli che adesso sono in vacanza e mamma mia come sono contenta. Vi garantisco che sono al settimo cielo. Tornata, finiamo i nostri panini e dopo li mandiamo in lievitazione. Dopo vi dico quanti ne sono venuti, eh. Li sto facendo piccolini, no? Non è che sto facendo dei bocconcini comunque, eh. Lasciala, non ti preoccupare di cosa c'è là dentro. Quindi il pane adesso è quasi pronto per essere infornato, eh?
lo lasciamo lievitare un attimino, che diventi gonfio, almeno il doppio. È bello fare le ricette in diretta perché si vedono anche un po' le tempistiche reali dei lavori fatti in mano a casa. E ci si rende anche un po' conto poi dei tempi reali, eh? Ecco qua. 18. Quanti totale? 18. Ottimo, io ne ho fatti 18 panini. Quindi adesso lo lasciamo lievitare sulla nostra teglia e attendiamo che il forno intanto riscalda. Fa caldo, quindi vedremo montare i nostri panini veramente velocissimamente adesso. Abbiamo tutto il tempo per preriscaldare il forno. E ci vediamo dopo. Dunque, i nostri panini sono tutti lievitati, tranne uno che mio figlio si è divertito a farlo diventare una sogliola. Comunque, adesso è ora di infornare. Il nostro forno è bello caldo. Mettete un pentolino con l'acqua sotto. Eccoci a noi. 20 minuti da adesso, 15-20 minuti. Non apriamo il forno per almeno 7 minuti, che è il tempo in cui ancora il nostro pane andrà a lievitare prima di poter prendere la vera, reale forma che poi avremo fuori. Quindi 7 minuti forno chiuso, verso la fine, quando inizia a prendere la prima doratura, lo apriamo leggermente in modo da far fuoriuscire tutto il vapore che si è creato all'interno con l'acqua. E adesso quindi procediamo ad aspettare la cottura del nostro pane e dopo vi farò vedere come è venuto. Dunque, il nostro pane all'olio è pronto. Fa caldissimo, c'è un profumo in casa inebriantissimo di pane, proprio buono buono, cotto sotto, cotto sopra, e li andiamo ad adagiare sul nostro piatto. Pena carne, alzati, prendilo. Ehi, fermo, adesso vi voglio prenderlo. Morbidissimo, oh, è caldissimo. Quando è pronto? Aspetta, è un panino asfissiante. È un panino accaldante. Allora facciamo così: appoggiamolo un attimo e si raffredda. Aspetta, dopo li porti tu, però, eh? Va bene. Intanto volevo farne vedere uno. Volevo dirlo. Aspetta, se non mi ustiono. Mettiti i guanti per. Pilla. Il forno. Pilla! Ma pilla! Sì, ma è caldissimo. Allora io farò un buchetto e andrò. Ah, fatto. Aspetta. Tan. Oh, caldissimissimissimo. Questo è il nostro panino, morbidissimo, fragrantissimo, vedo. Il fumo sulla fotocamera si vede. Questa è la nostra consistenza all'interno, la nostra mollica. Quindi rifatelo il pane all'olio. Buon pane all'olio a tutti.